Oggi sono da Cusco con la sorellina, l'ho portata da Cusco perché devo assolutamente provarlo e ci stiamo fermando ad assaggiare tutte le cosine che fanno provare qui da Cusco. Adesso Cosine. andiamo, queste cosine buone, adesso andiamo a provare i tacchitos. Ecco qui, questi sono i tacchitos, guardate. Ecco qui, abbiamo preso i tacchitos, ovviamente loro ne fanno in porzioni, fanno delle piccole, piccole non tanto, per noi sono normali, per loro sono piccole. Proviamo i tacchitos, come sono? Buoni, lo so. Guardate, sono dei cannolini è una pasta tipo tortillas con un ripieno di pollo e mozzarella e pomodoro e spezie varie. Adesso andiamo a provare l'ham, il prosciutto, tipo prosciutto cotto. Questo è il ham, il prosciutto cotto americano. Guardate, buono. Guardate, questo si fa a Natale e si fa anche a ringraziamento. Com'è? Questo alle mie spalle è il pezzo intero, guardate. Loro è già pronto, glassato, si mette semplicemente nel forno. Guardate tutti come fanno. Adesso proviamo i famosissimi mac and cheese. Mac and cheese, piatto tipico con cui crescono tutti i bimbi americani. Guardate, eccoli. Sono mac and cheese, sta per maccheroni and cheese, ovviamente, quindi pasta e formaggio. E questi sono buoni perché sono stati fatti, diciamo, li hanno fatti loro qui nelle loro cucine, altrimenti si trovano le confezioni già pronte che si mettono nel microonde e in 5 minuti sono pronti. Buoni, però insomma, nutrirsi di queste cose tutti i giorni fa male. Adesso abbiamo preso dalla signora qui dietro tortellini, five cheese tortellini, quindi tortellini ripieni con ai 5 formaggi. Noi conosciamo i 4 formaggi, loro giustamente aumentano tutto, anche le 5 formaggi. Quindi vediamo. Certo che far provare i tortellini a due italiane, ma vediamo. Ecco qui, proviamo, guardate, tortellini molto formaggiosi, perché loro più creme, più formaggio metti, più sono E cinque contenti. formaggi. Buoni, però ripeto, ne mangi due, tre, sei a posto, sei pieno, perché sono pesantissimi, quindi il gusto è buono, però è tutto così pesante, non riuscirei ad immaginare un piatto intero di questi tortellini, però buoni. Allora abbiamo preso questi rolls, perché loro i panini, quelli che noi chiameremmo panini all'olio, vieni vicino a me, fatti vedere che stai mangiando, li chiamano rolls, roll sarebbe, con la chicken salad, guardate, non so se si vede. Chicken salad we rolled, quindi il panino con la chicken salad, proviamo. Un po' troppo dolce. Per il Non mi pane piace simile per al nostro niente, panino blu. guardate, c'è l'uvetta nel panino, questa è uva, è uvetta, sì. O sono strawberry? No, penso che È sono. uvetta, è tipo. No, Cosa penso di che. particolare? Loro mettono spesso la frutta secca nelle insalate e io credo che questa sia, sono le ciliegie, queste sono le ciliegie, sono cherry, sono delle ciliegie essiccate che loro usano molto nelle insalate. È dolce, non mi piace per niente. Siamo tornati a prendere i taquitos perché sono troppo buoni, anche se io non ce la faccio più. Guardate, taquitos. Abbiamo finito la nostra spesa, guardate qui, il carrello come al solito è pieno e abbiamo mangiato di tutto, abbiamo pranzato, è mezzogiorno meno un quarto, noi abbiamo pranzato. Quello che dicevo con mia sorella che ancora mangia,
queste cose sono buone, soprattutto se non le mangi mai, se le assaggi per la prima volta. E il gusto non è male, solo che io non riuscirei ad immaginare un'alimentazione fatta semplicemente, ma non sto riprendendo, ah sì, una semplice, una alimentazione basata soltanto su queste cose, e loro le mangiano tutti i giorni, quindi quello è il problema. Poi se si è in vacanza e si assaggiano queste cose, ma ben venga, insomma, è fantastico. Abbiamo dimenticato il dolce, giustamente mia sorella mi ricorda, ma come, ho visto la signora che faceva assaggiare i dolci, quindi andiamo ad assaggiare la torta. Allora, a me i dolci non piacciono tantissimo, quindi l'ho preso solo lei. Facci vedere cosa ho preso. È una fruit bar cake, quindi è una torta alla frutta. Com'è? Buona, però un po' pesante. Non è, questa non è particolarissima. Ok, ha detto che è abbastanza comune, ok. Vi voglio far vedere una cosa, no, le chele di granchio non le abbiamo assaggiate, ci mancherebbe, però guardate qui, queste sono le chele di granchio che si mangiano qui, e quindi immaginate un piattone con queste cose enormi, si rompono con dei tipo schiaccianoci, e a me piacciono, sono buone, e con questa polpa di questi granchi fanno le crab cake, che sono un piatto tipico della East Coast, non lo so se lo fanno anche nella West Coast, comunque sono tipiche delle località di mare, buonissime, poi ve le farò vedere. Qui sono già pronti per il 4 luglio, guardate, American flag. Noi credevamo di aver finito, in realtà avevamo dimenticato l'insalata, guardate, con un dressing, perché loro il condimento lo chiamano dressing, al ginger, quindi allo zenzero, e i crouton, quindi stanno pubblicizzando i crouton, perché i crostini qua li chiamano crouton, e questo dressing, questo condimento allo zenzero. Proviamo. Dressing allo zenzero, buonissimo. La tua insalata, il mio? Verdure grigliate. Visto che stiamo scoppiando e non ce la facciamo più a mangiare, dopo il dolce le abbiamo preso io l'insalata e le verdure, sono delle verdure grigliate uguali a quelle che facciamo noi, che si trovano da noi, infatti la marca è Del Destino, e questi che sono questi cognomi italiani, e di solito le cose col cognome italiano sono buone. Sono peperoni, carciofini asparagi. E asparagi grigliati e messi sotto olio. Buonissimi, io li utilizzo per preparare degli antipasti o degli aperitivi quando sì, vengono gli amici. La giardiniera. Questi sono buoni. Io non so se si vede, guardate, qui mangiano tutti. È normalissimo per loro fare questi assaggini, perché poi le signore non è che ti spingono, ti chiedono di acquistare le cose, loro semplicemente te le fanno provare, poi tu se vuoi la compri, altrimenti ringrazi e te ne vai. E, io la trovo una cosa fantastica, e quindi provi dei prodotti, quasi sempre li compri, nessuno ti fa pressione, nessuno ti mette in imbarazzo, è una cosa normalissima. E noi ovviamente abbiamo approfittato, quindi abbiamo pranzato, abbiamo e abbiamo fatto Pasqua, anche Pasquetta. Al prossimo video.